Alternanza scuola-lavoro, una delle mission principali della Camera di Commercio, e qual è l'ultima iniziativa che avete messo in campo a favore dei giovanissimi? Questa provincia, direi, è già particolarmente sensibile. Le aziende sono state sensibilizzate nel corso di 26 anni, dove la Camera di Commercio di Arezzo ha letteralmente anticipato il legislatore nell'ambito, nel tema della scuola alternanza scuola-lavoro. E noi abbiamo messo a disposizione delle risorse importanti per far sì che le imprese che sono interessate ad fare alternanza scuola-lavoro possano abbattere i loro costi. Quindi con un bando che parte a partire dal 1 giugno dell'anno in corso, retroattivo al 1 gennaio, fino a un massimo di 1.800 euro per azienda, e per dare quindi la possibilità, e soprattutto dare potenzialmente a tutti le ragazze e ragazzi del nostro territorio la possibilità di poter esprimersi al meglio, di poter costruire al meglio il loro futuro. È un'opportunità importante che sicuramente la Camera di Commercio di Arezzo ha visto, come dicevo prima, particolarmente impegnata nel corso di questi anni. Ci crediamo moltissimo e stiamo facendo di tutto per sensibilizzare al massimo le imprese, perché non soltanto vengano effettuate le ore all'interno delle imprese, ma soprattutto perché la qualità delle ore che i ragazzi fanno siano di grandissimo livello, di grande eccellenza. Sono 26 ormai gli anni in cui facciamo come Camera di Commercio da ponte fra mondo della scuola e mondo dell'impresa. Abbiamo messo in contatto oltre 12.000 ragazzi delle scuole superiori della provincia con 1.000 imprese negli anni per fare degli stage formativi presso l'impresa. Facciamo ora un progetto nuovo che è anche un salto di qualità. Diamo la possibilità alle imprese che ospitano i ragazzi degli ultimi anni delle scuole superiori di poter beneficiare di un contributo, un piccolo contributo, per sostenere le spese correlate con l'ospitare questi ragazzi. Quindi dal 1 di giugno prossimo fino al 30 di novembre tutte le imprese che ospiteranno i giovani studenti delle classi quarte e quinte della provincia di Arezzo, dell'Istituto Superiore della provincia di Arezzo, potranno beneficiare dal 1 di giugno, ripeto, al 30 di novembre di un piccolo contributo pari a 600 euro per ogni ragazzo ospitato, fino a un massimo di 3 ragazzi, quindi fino a un massimo di 1.800 euro all'anno, per fargli un percorso formativo in azienda, regolamentato e verificato, di almeno 40 ore. In questo modo noi pensiamo di poter mettere in contatto gli studenti col futuro mondo del lavoro, lavorare in azienda per un progetto comune, sentire, respirare il clima dell'azienda, prepararsi in una parola a quello che sarà domani il mondo del lavoro.